età, quindi è difficile anche capire quali sono le parole migliori per parlare di questa fascia di popolazione che è sempre più numerosa. Ma quello che abbiamo voluto fare con questa mattinata è cercare di capire come questa popolazione sempre più numerosa in realtà stia ponendo alla nostra società moderna una serie di quesiti nuovi, non soltanto in termini assistenziali, che è forse uno degli aspetti più approfonditi rispetto al tema della terza età e al tema della cura della salute, ma anche più in generale rispetto all'impatto economico che questa fascia di popolazione comporta dentro al nostro tempo moderno, sia, l'abbiamo scritto nel nostro sottotitolo, pensando a queste persone, a questa fascia di popolazione come ancora dei lavoratori, grazie al cielo, sia pensandoli come clienti di servizi, sia pensandoli come pazienti, che forse diciamo appunto il modo più comune per cui si pensa alle persone di una certa età, sia pensandole però anche come consumatori, quindi come fruitori di servizi, come target anche per esempio di politiche di marketing. Certo, sempre tenendo sotto traccia, anzi tenendo in primo piano il fatto che stiamo parlando di persone, quindi quando parliamo di clienti, consumatori, lavoratori, pazienti, stiamo parlando sempre di persone, no? Spesso questo punto di vista sfugge in certe politiche, in certe misure, dove il fatto di avere a che fare con la dignità umana rimane un po' in secondo piano. Allora, io non voglio fare il mio intervento adesso, introduco al posto di Enrico Brambilla, il capogruppo del PD, che è un po' in ritardo ma poi arriva, il quale mi ha detto iniziate pure, e poi passo la parola ai nostri relatori che a questo punto faccio un po' da moderatore, vi presento strada facendo. E per finire queste mie parole introduttive, prima di passare la parola al primo relatore, vorrei solo dirvi qual è il contesto dentro il quale ci troviamo e che fa da sfondo alla nostra mattinata. E il contesto, quello ovviamente del quadro demografico, quindi un quadro di invecchiamento della popolazione, su cui vi darò qualche numero, un quadro non da sottovalutare di continuo cambiamento anche del ruolo della donna dentro al nostro tempo moderno, perché una cosa è parlare del tema over 65 oggi, un'altra era parlarne 10 anni fa, 20 anni fa o 30 anni fa, e poi anche il contesto di una cultura della domiciliarità che piano piano si sta facendo strada rispetto a una serie di servizi che non riguardano solo l'assistenza alla persona, ma per esempio, lo dicevo prima, riguardano anche il marketing, riguardano il lavoro. Oggi esistono dei lavoratori che lavorano nella casa delle persone ultra 65 anni, no? Il tema un po' dell'assistenza domiciliare o dell'assistenza familiare delle badanti. Quindi un contesto decisamente nuovo che si sta sempre più facendo ampio, per cui i numeri sono questi. Io vi racconto solo qualche numero e poi passo la parola al primo relatore. Il trend di crescita della popolazione in Lombardia. Ho dato un taglio regionale per avere anche più consapevolezza di quello che stiamo parlando, perché quando si parla di grandi numeri sfugge un po' la comprensione, no? Quando parliamo di milioni o di miliardi sfugge, se invece parliamo di casa nostra si capisce meglio. Bene, i dati consolidati degli ultimi 10 anni, o i dati Istat 2004-2014, parlano di una popolazione ultra 65enne che è aumentata del 22%. Gli ultra 75enni sono aumentati del 37%, quindi prima parlavo del 22, adesso del 37. Attenzione, questo è un dato significativo, gli ultra 85enni sono aumentati del 66,8%. Quindi negli ultimi 10 anni c'è un aumento molto molto consistente di popolazione in Lombardia, più nella fascia degli ultra 85 anni che non nella fascia degli ultra 65 anni, a fronte di un aumento di popolazione che è del 7,8%. Quindi, mentre la popolazione aumenta del 7%, gli ultra 85 anni in 10 anni in Lombardia sono aumentati del 66%. In numeri assoluti, proprio per avere contezza di questa cosa, vuol dire che sono 286.000 persone. Se parliamo di ultra 65 anni, parliamo di 2 milioni e 100.000 persone, quindi di un quinto della popolazione lombarda. Vi do solo un altro dato, perché voglio essere proprio breve nella mia introduzione. Guardiamo invece le proiezioni di questo quadro demografico nei prossimi 10, 20 e 30 anni. È incredibile. Vi tralascio il dato provinciale per brevità. Vi dico solo che Pavia è la provincia lombarda che ha l'età media più alta, Bergamo è quella che ha l'età media più bassa, ma qui non voglio entrare troppo nel dettaglio. Le previsioni di crescita, dicevo, al
2000 ve la faccio per gli ultra 65enni. In valore assoluto dal 2013 al 2023 si passa da 2 milioni a 2 milioni e 400 mila, quindi tra stiamo parlando di 7 anni nel 2023, la proiezione è di un aumento di popolazione rispetto a due anni fa di 400 mila persone ultra 65 anni, 400 mila, con aumento dal 2013 al 2043, che è lo scenario che prendo in considerazione, del 70%. Gli ultra 75 anni in questa fascia così ampia di tempo che io vi sto citando, dal 2013 al 2043, quindi circa 30 anni, un po' di meno perché siamo già nel 2016, aumenteranno del 90%, rappresenteranno in Lombardia 1.900.000 persone. Il dato clamoroso, gli ultra 85 anni, entro 27 anni, aumenteranno del 144%. Cioè noi avremo quasi 700.000 persone entro 25-30 anni in Lombardia che avranno più di 85 anni, con un incremento di popolazione che secondo i demografi comunque si attesterà intorno al 10-15%. Questa è una previsione difficile. Insomma, ecco, era per dirvi che le cose di cui parliamo stamattina riguardano una fascia sempre crescente di popolazione, per fortuna anche attiva, da valutare appunto come clienti, consumatori, lavoratori, pazienti, a seconda dell'ottica sotto la quale ci metteremo stamattina, ed è sicuramente, lo dico con una battuta ma lo dico in maniera benevola, un argomento che riguarda innanzitutto tutti noi, oltre che tutti i nostri concittadini. Per cui buona mattinata, grazie ancora di essere qua. Il primo intervento, e presento i relatori strada facendo, lo lascio all'onorevole Vinicio Peluffo, che è deputato alla Camera in Commissione Attività Produttive, e che poi ci lascerà perché stamattina deve andare a votare, no? È il motivo, lo anticipo, per cui non è con noi purtroppo Edoardo Patriarca, che ci avrebbe parlato di tutto il mondo del terzo settore, è stato relatore della riforma del terzo settore. Lui, venendo da lontano, non faceva in tempo a venire a Milano per andare a Roma, quindi è un assente giustificato. La parola a Vinicio, grazie. Grazie Carlo, grazie a tutti voi per aver accolto l'invito e essere qui, come ricordava Carlo, il lunedì mattina. Io voglio ringraziare anche il gruppo del PD in Consiglio regionale Lombardia, Brambilla, il capogruppo è in arrivo, poi ci sarà il segretario regionale. Voglio ringraziare Carlo Borghetti, che è l'animatore di questo convegno, che nasce come idea qualche mese fa, perché in realtà a settembre, nell'altra sala, qualcuno di voi era anche presente, avevamo presentato un lavoro fatto dalla Commissione Attività Produttiva, un lavoro che si sta facendo a livello europeo, di cui è protagonista Patrizia Toia, intorno a quello che viene definito Industria 4.0. È stata fatta questa indagine conoscitiva che è innanzitutto cercare di comprendere che cosa sta accadendo. Industria 4.0 è quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale, che non è legata ad un'unica tecnologia abilitante, come può essere stato il vapore per la prima, l'energia elettrica per la seconda, il computer per la terza, ma è un insieme di tecnologie abilitanti che grazie a internet e alla connessione costante costituiscono un nuovo paradigma, costituiscono quindi una significativa innovazione di processo e di prodotto. In quell'analisi abbiamo visto come un aspetto significativo dell'impatto delle nuove tecnologie riguarda per esempio settori come quello della sanità, del servizio alle persone, che consente di pensare ad una serie di servizi in maniera completamente diversa, con un'ottica diversa. Di più, consente di guardare con maggiore attenzione come le nuove tecnologie consentono anche di guardare all'aspetto dell'innovazione sociale. Ecco, da quella suggestione nasce la volontà di approfondire questo aspetto. Poi noi abbiamo utilizzato quella che è la definizione che viene usata anche a livello europeo, quindi il primo aspetto è cercare di capire di che cosa si tratta quando viene usato questa definizione di silver economy, quindi un concetto nuovo. Non esiste
un'unica definizione su cui si concordi, si focalizza in genere sulle opportunità, la chiave che ha offerto prima Carlo Borghetti, pensando all'invecchiamento in termini di mercati nuovi, cioè una serie di offerte che possono essere sviluppate, ma soprattutto una soluzione diversa alle esigenze che esiste per le persone, quindi guardando all'innovazione nella sua capacità di produrre benefici diretti. Allora, se siamo, diciamo così, in cerca di una definizione di silver economy, questa può essere una prima proposta di definizione per capire intorno a che cosa stiamo ragionando. Cioè, la silver economy può essere definita come risultato delle opportunità che nascono dalla spesa pubblica, che ha un protagonismo a livello europeo, ha un protagonismo a livello italiano con, lo sappiamo, punti di eccellenza, punti invece cui è necessario un radicale intervento di modifica, ma nel complesso è indubbiamente un punto avanzato. E ovviamente c'è l'aspetto che richiamava anche Carlo Borghetti, quello della spesa dei consumatori relativi all'invecchiamento della popolazione, alle esigenze specifiche della popolazione al di sopra di determinate soglie d'età. Prima Carlo ha fatto riferimento ai dati, ai numeri di Regione Lombardia, questo riguarda anche le altre regioni italiane, è un aspetto che riguarda un po' più complessivamente quella a cui spesso ci rivolgiamo come la vecchia Europa, non solo dal punto di vista del ruolo storico, diciamo così, ma dal punto di vista della composizione demografica. A me sembravano significative anche gli aspetti di stima che vedete qui richiamati sull'aspettativa di vita e sul tasso di natalità. Ora, sul tasso di natalità, questo è un aspetto che non riguarda la discussione di oggi. Dovrebbe riguardare in realtà più complessivamente questo paese, perché un paese come il nostro, con un tasso di natalità che abbiamo visto lo scorso anno ha per la prima volta avuto il segno negativo, dovrebbe implicare una discussione a tutti i livelli. A me viene in mente, perché mi era capitato di assistere diversi anni fa, più di 20 anni fa, in Svezia era stata condotta una discussione che partiva da un dato simile, cioè il fatto che ci fosse un tasso di natalità in decrescita. Ne è nato un dibattito non solo in Parlamento, non soltanto tra i diversi opinionisti, ma nella società svedese. E da quello si è prodotto una serie di scelte a livello politico, a sostegno della natalità, della famiglia, ma anche una consapevolezza diversa. Ecco, questo è un aspetto del dibattito che non c'è nel nostro paese, mentre invece i numeri ci dicono che dovrebbe essere già stato svolto. Non è l'oggetto di oggi, però le due cose insieme ci danno un elemento di quadro. Poi c'è un riferimento, che era quello che faceva anche Carlo prima, quando facciamo richiamo agli aspetti della capacità di spesa, perché quando parliamo dei baby boomers, innanzitutto con questa definizione, parliamo di persone che hanno vissuto pienamente gli anni del boom economico, avendo occupazioni fisse, hanno una capacità di spesa rilevante, poi qui c'è un richiamo anche, come al solito, in termini di numeri molto, molto specifici e concreti per darne la dimensione. Credo che l'aspetto più interessante sia guardare anche a quali sono i settori che sono maggiormente influenzati da questa evoluzione. Lo saranno sicuramente tutto il settore farmaceutico, dell'assicurazione, dei servizi finanziari, dei beni di consumo, dell'healthcare. Questo anche perché se parliamo di industria 4.0 come una ridefinizione di paradigma, quindi la necessità di innovare in tecnologia, innovare in capitale umano, deve essere una riconversione significativa di una parte consistente della nostra economia. E qui c'è una prospettiva legata anche alla creazione di nuovi mercati, di nuove risposte, di nuove possibilità occupazionali, di nuove
sinergie. Dal punto di vista italiano, una prospettiva italiana, tutto il tema di Industria 4.0, diciamo che l'abbiamo messo a fuoco con quell'indagine conoscitiva della Commissione Attività Produttiva della Camera che abbiamo presentato qui a settembre, come dicevo, ma oltre ad averla messa a fuoco abbiamo fatto qualcosa in più, nel senso che il Governo, il Ministro Calenda e il Premier Matteo Renzi hanno preso quell'indagine, hanno detto va bene, sull'analisi ci siamo, vediamo di fare qualcosa da subito. Tant'è vero che a fine settembre è stato presentato proprio qui a Milano il pacchetto Industria 4.0, che è una parte della legge di bilancio. Cioè nella legge di bilancio di cui a breve andremo a fare il voto finale, questo è il motivo per cui, e mi scuso da subito, io poi dovrò scappare via, ma non è che posso parlare della legge di bilancio, delle scelte che facciamo, poi non sono in Parlamento a votarla, no? Quindi questa è una cosa che non mi posso permettere. Ma nella legge di bilancio questo aspetto dell'Industria 4.0 è una scelta che abbiamo già compiuto, perché lì dentro ci sono le coperture per un meccanismo di detassazione, quindi chi vuole investire lo può fare da subito, e devono essere investimenti esattamente nel settore, nel segmento dell'innovazione, delle nuove tecnologie, della valorizzazione del capitale umano. L'ultima parte che volevo richiamare per concludere, perché il senso dei nostri interventi è anche che siano interventi che danno degli spunti per poi poter anche interloquire, è la parte che in realtà riguardava più direttamente il collega Edoardo Patriarca, che oggi non riesce ad essere presente per lo stesso motivo, che come ha detto Carlo è stato il promotore della legge di riforma del terzo settore che è stata approvata, ed ha presentato un disegno di legge sull'invecchiamento attivo che è in discussione in commissione e verrà calendarizzata per la fine del mese di gennaio. Peraltro Edoardo Patriarca non c'è oggi, ma è disponibile, per cui a gennaio faremo un momento di presentazione specifica, che è tutto l'aspetto per il quale noi in tutte queste trasformazioni, in tutta questa serie di opportunità, però noi mettiamo al centro la persona. Noi pensiamo a queste trasformazioni come a delle opportunità se al centro hanno la persona. Quindi l'idea di presentare una proposta di legge sull'invecchiamento attivo è esattamente l'idea di ricondurre l'attenzione al centro sulla persona e il suo protagonismo in questa fase della propria vita. Quindi da questo punto di vista credo che l'idea che ci ha proposto Carlo Borghetti con il convegno di oggi è di guardare da diversi punti di vista. Io l'ho indicato dal punto di vista delle trasformazioni e delle opportunità, ma il senso delle altre relazioni e il senso complessivo del convegno è di guardarlo da tutti i punti di vista tenendo al centro la persona. Grazie. Grazie Vinicio Peluffo. Vi racconto anche la ratio un po' delle relazioni di questa mattinata. Prima non l'ho detto, Vinicio, appunto occupandosi di Industria 4.0, ci ha detto l'aspetto un po' della ricaduta economica sulle attività produttive, del tema di cui stiamo trattando. Patrizia Toia ci parlerà della prospettiva europea. Io ormai sono identificato con questo tema, parlerò di badanti, ma sotto l'aspetto della legge regionale che è stata approvata in Regione Lombardia. A Edoardo Patriarca abbiamo chiesto il terzo settore, abbiamo detto non possiamo averlo qua oggi, magari riprendiamo questa cosa in un altro momento. A Lucio Lamberti invece, che viene dal Politecnico e siamo molto curiosi di sentirlo, abbiamo chiesto di capire come proprio le nuove tecnologie e in generale il sistema delle comunicazioni, anche con uno sguardo fuori dal nostro paese, impatta sul tema over 65. Poi Sergio Pasquinelli, invece, che è un ricercatore sociale, ci darà l'aspetto più attinente ai nuovi servizi e al contesto sociale che potremo incontrare nei prossimi anni. Quindi, siccome siamo curiosi di sentire soprattutto i tecnici stamattina, io adesso passerei, così per alternare un po' il politico e il tecnico, la parola al professor Lucio Lamberti. Prego. Grazie e buongiorno a tutti.
Silver Economy, devo dire che ho trovato, sono molto grato al consigliere Borghetti per l'invito, molto sfizioso questo tema, perché c'è sempre un grandissimo rischio di considerare la Silver Economy legata alla tematica anzianità, assistenza, cose di questo tipo, quando non è assolutamente così, o se lo è solo in minima parte. Ogni tanto ci dimentichiamo del fatto che buona parte dei fenomeni sociali, per esempio quelli legati alle tecnologie, a internet, si sono sviluppati circa 20 anni fa. E chi li ha portati avanti? Chi sono stati i primi ad adottare le nuove tecnologie come quelle internet? Quelli che ai tempi avevano circa 40 anni. Allora, oggi gli early adopter di internet, i pionieri di internet, quanti anni hanno? Ne hanno quasi 65. Questo per dire che l'idea di internet per i ragazzini e poi dai 50 anni in su la tecnologia è un mondo avulso rispetto alla società è un mito assolutamente da sfatare e che è pericolosissimo, pericolosissimo da un punto di vista sociale tenere in piedi. Questo per quale motivo? Perché siamo in una società in cui la nostra piramide, la piramide di distribuzione dell'età, sta evolvendo in misura estremamente significativa in tutto il mondo. Questi sono dati riferiti in realtà all'Europa occidentale. Nel 1950 la piramide di distribuzione dell'età era fatta più o meno così. Ok? Quindi era una piramide propriamente detta. Non si vede? Allora, sulle fasce basse di questo grafico abbiamo i bambini. E man mano che si sale la rappresentazione delle fasce di età più alta. Tanto più è larga l'area bianca e tanto più è rappresentata quella fascia di età all'interno della popolazione. Questo vuol dire che negli anni 50 avevamo di fatto una grossa componente di bambini, di infanti, un restringimento intorno ai 30 anni, che erano i figli del periodo della guerra e quindi erano i soldati che erano venuti meno durante la Seconda Guerra Mondiale, poi una fascia di mezza età e un assottigliamento molto molto rapido con un collo intorno ai 79 anni, al di sopra dei quali sostanzialmente la rappresentazione della popolazione era assente. Maschi e femmine, sulla parte azzurra i maschi e sulla parte rosa le femmine. Com'è cambiata questa piramide? Nel 1990, cioè soltanto 40 anni dopo, guardate cosa è successo. È successo che la fascia dei bambini è diventata molto meno rilevante rispetto alla fascia dei giovani adulti e al contempo si è alzato di molto la punta di questa piramide, sia maschi che femmine. Quindi che cosa è successo? È successo quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Si sono fatti meno figli e conseguentemente si è assistito a un invecchiamento generale della popolazione, unita a un aumento dell'aspettativa di vita. Uno dice, nel 90 si è finita qui la questione? No, perché nel 2010, guardate cosa è successo, sempre meno figli, di conseguenza sempre meno giovani adulti, e grazie all'allungamento della speranza di vita, una piramide sempre più alta e sempre più da piramide a fungo, con una base stretta e una parte alta sempre più larga. Nel 2020 questo fenomeno ci porta la piramide a sembrare il segno picche delle carte. Vedete? Per poi arrivare, secondo la prospettiva, questi sono i dati assoluti di popolazione, ribadisco, sull'Europa occidentale, al 2040, dove la prospettiva è di una presenza sempre più pervasiva di popolazioni sopra i 75 anni, sopra gli 80 anni, e qui mi ritrovo pienamente con le prospettive e le statistiche che Carlo Borghetti ci diceva nella sua introduzione. Europa occidentale, 200 milioni di persone nel 2040, 192 nel 2020, quindi c'è un aumento consistente. Questo per dire che il tema della Silver Economy è un tema pervasivo, è un tema europeo ed è un tema che, per esempio, a livello di rappresentanza politica, rappresentanza sociale, pagamento delle tasse, pensate all'innalzamento dell'età pensionabile, buonissima parte di queste popolazioni sono assolutamente attive e anzi nella società si osserva sempre di più
Probabilmente anche in ragione del fatto che oggi come oggi, a 65 anni, a 70 anni, si hanno delle condizioni di energia, di salute molto maggiore di quanto non avvenisse 40 anni fa, al fenomeno di persone che non vogliono abbandonare il posto di lavoro. Non tanto perché non possono, ma perché sentono, giustamente, perché è così, di avere ancora gli stimoli, l'energia, le capacità, i talenti per contribuire allo sviluppo della società. Quindi parlare di silver economy in una logica di fascia di debolezza, fascia minoritaria della popolazione da considerare, è totalmente sbagliato. Stiamo parlando di una fascia maggioritaria della popolazione. E vi do un dato. Secondo il Censis, le coppie di persone fatte solo da persone sopra i 65 anni spendono ogni anno 1.200 euro in più in beni di consumo rispetto alle coppie fatte da persone con meno di 35 anni. Quindi sono dei soggetti che hanno una capacità di spesa maggiore rispetto ai giovani. Questo può essere un problema di sviluppo della nostra economia. Prendiamolo come dato di fatto. Ed è normale che sia così. A 65 anni si è generalmente attivi, con il massimo dello stipendio della carriera, probabilmente il mutuo si è finito di pagarlo e i figli sono fuori di casa. È chiaro che dal punto di vista della potenzialità economica stiamo parlando del soggetto probabilmente più vitale della nostra struttura sociale. Quindi non è una fascia di debolezza, è una fascia di forza. Buona parte della ripresa di questo paese passerà e passerà sempre di più attraverso questa fascia. Perché nel momento in cui è attivo, è una fascia che può spendere e può contribuire allo sviluppo della società in misura maggiore rispetto ai giovani, ahimè. Nel momento in cui non è attivo, genera un indotto dal punto di vista assistenziale, il tema delle badanti a cui faceva riferimento Carlo Borghetti prima, che è assolutamente un motore di sviluppo. Quindi il primo messaggio che ci tengo a mandare è: non stiamo parlando di una fascia di debolezza. Stiamo parlando di una fascia che non deve essere aiutata, ma che dobbiamo cercare di fare in modo che aiuti noi. Questo è il primo messaggio. Il tutto in un contesto di aumento della speranza di vita, qui ci sarà il solito problema di visualizzazione, però la linea blu è l'andamento della speranza di vita in Cina. Per quale motivo vi sto raccontando della Cina? Perché vi racconterò dopo che cosa succede in un paese come la Cina, che è un paese in cui il tema della silver economy è drammaticamente importante. Quello che è successo dal 1950 circa a oggi sul fronte della speranza di vita. Nel 1950 la speranza di vita in Italia, rosso, negli Stati Uniti, giallo, era approssimativamente di 70 anni. Oggi siamo approssimativamente a 83 anni in Italia. La nostra speranza di vita si è allungata rispetto agli Stati Uniti, altro elemento decisamente importante. Che significa che la qualità di vita e il sistema assistenziale e sanitario nazionale italiano è in grado di consentire delle aspettative di vita alla nostra popolazione maggiore di quanto non avvenga nella superpotenza economica di questo mondo. Questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci, anche per evitare dei determinati disfattismi relativi alla mala sanità, eccetera. Questi sono i dati. Guardate cosa è successo in Cina. Aspettativa di vita nel 1950 era 43 anni. Oggi siamo intorno agli 80. Il tutto in 60 anni. Le cose si sono evolute in modo leggermente diverse tra uomini e donne. Questa è la probabilità di percentuale di sopravvivenza a 65 anni, cioè la percentuale su 100 bambini nati che tot arrivino a 65 anni. Questa percentuale è circa l'85% in Italia, l'81-82% in Cina ed è addirittura più bassa negli Stati Uniti che non in Cina, dove c'è un fenomeno di mortalità giovanile molto maggiore per gli uomini. Per quanto riguarda le donne, sapete bene che le donne sono più longeve, sono la spina dorsale della nostra società e quindi grazie a Dio sono più longeve. In tutto questo contesto, l'Italia è un paese particolarmente alto come età media. L'età media italiana è la seconda, o meglio, l'età mediana, cioè quell'età per cui il 50% della popolazione ha più di quell'età e il 50% ne ha di meno, ha la seconda età mediana più alta del mondo dopo Germania e Giappone. Germania e Giappone hanno un'età mediana di 46 anni, l'Italia di 44 anni e mezzo. Il che vuol dire che presi due persone a caso in Italia, uno ha più di 45 anni.
E vedete che esistono dei paesi in cui l'età mediana è di 18 anni, per ovvi motivi di sottosviluppo, guerre e simili. Allora, il primo tema che dobbiamo levarci di mente, vedendo una struttura sociale in cui il fenomeno della silver economy è un fenomeno maggioritario e non minoritario, è l'idea della popolazione over 65 come divisa dalle tecnologie. Per chi non conoscesse i cookies sono quei tracciatori dell'attività su internet. E cookies in inglese significa biscotti. Questa vignetta mostra una signora di una certa età che dice: mi stanno tracciando i biscotti? Non avranno mai la mia ricetta via internet. Che è uno stereotipo che però evidenzia il fatto che effettivamente esistono delle fasce di popolazione in età più avanzata a rischio di cosiddetto digital divide, cioè di non accesso alle tecnologie internet. E questo stereotipo è ben enfatizzato da questo video. Questo è un video tedesco in cui fanno vedere una figlia che dice: papà, sei contenta che ti ho regalato un iPad? Sì, sì, mi è molto utile. Ecco. Lo usa come tagliere, poi lo sciacqua sotto l'acqua e lo mette in lavastoviglie. No? Allora, sono degli stereotipi che vanno un po' superati. In primo luogo, per quanto dicevo prima, questa è una statistica del 2008 del Censis, molto vecchia, ma guardate quando c'è stato il picco di accesso a internet in Italia, intorno all'anno 2000, cioè 16 anni fa. Le persone che sono stati i primi ad adottare internet in Italia, oggi come oggi, se non hanno 65 anni, gli fanno l'occhiolino ai 65 anni. Quindi la popolazione ultra 65 anni a digital divide, cioè lontana dalla tecnologia, è una popolazione minoritaria. Ed è importante tenere presente questo. Perché? Perché oggi come oggi, in alcune parti del mondo, la popolazione sopra i 65 anni è straordinariamente attiva su internet, utilizza internet quotidianamente. Questa è un'infografica sui silver surfer australiani che ci dice alcune cose del tipo: l'84% delle persone con più di 50 anni in Australia ritiene le tecnologie un aiuto a rendere la vita migliore. Ma guardate questo dato, ancora più impressionante. L'88% degli adulti del Regno Unito hanno avuto accesso a internet negli ultimi 3 mesi. Di questi, quelli che avevano tra i 65 e i 74 anni erano il 74%, cioè il 74% delle persone tra i 65 e i 74 anni nel Regno Unito ha avuto accesso a internet negli ultimi 3 mesi. Cioè nel mondo, il mondo internet è un mondo molto inclusivo. È chiaro, c'è un crollo dopo i 75 anni, per un gap generazionale. E su quello bisogna stare molto attenti, perché mentre tra i 65 e i 74 anni abbiamo il 74% di penetrazione di internet, sopra i 75 abbiamo il 38% di penetrazione di internet. E comunque, pensiamo di essere nel 2004, non nel 2016, e qualcuno vi viene a dire 4 ultra ottantenni su 10 accedono a internet. L'avreste preso per scemo. Invece internet in tutto il mondo occidentale è diventato un fenomeno assolutamente pervasivo. E in Italia? In Italia le cose vanno leggermente meno bene. Perché in Italia il 23% della fascia dai 55 ai 74 anni accede a internet giornalmente. Come dire che a livello mondiale la generazione silver accede a internet su base continuativa e pervasiva. In Italia questo avviene su base molto più limitata. È vero, siamo un paese con una cultura informatica più bassa rispetto, per esempio, alla sopracitata Gran Bretagna. Però è un problema questo. È un problema perché? Perché tantissima parte della vita civile, sociale ed economica oggi avviene su internet. E non essere su internet vuol dire essere divisi da un pezzo importante della società. Stanno migliorando le cose. Questa è la percentuale
dal 2005 al 2015 di famiglie di soli silver, cioè famiglie composte solo e esclusivamente da persone con più di 65 anni che hanno una connessione internet in casa. Vedete che negli ultimi 10 anni la situazione è migliorata significativamente. Però stiamo parlando del 20%, che significa che l'80% di queste famiglie non accede a internet da casa. Però sta avvenendo un fenomeno estremamente significativo. Questa è la comparazione sulla risposta a una domanda: perché non accedi a internet, fatta su una popolazione con più di 65 anni che non ha accesso a internet. Nel 2005 quasi la metà di coloro i quali non accedevano a internet dicevano: io non accedo a internet perché, diciamo così, non so usarlo, non è utile, non è interessante. È questa fascia rossa, questa. Okay. Guardate nel 2015 che cosa è successo. Siamo passati da quasi la metà a circa un quarto. Cioè le persone che non hanno accesso a internet non lamentano il fatto, o non dicono non accedo a internet perché non mi interessa, ma dicono non accedo a internet perché non lo so fare, perché non ho la connessione, perché è troppo difficile. Significa che chi non accede a internet avverte il bisogno di accedere a internet. E quindi uno dei mandati delle politiche per la Silver Economy è accompagnare le generazioni Silver verso internet, perché questa è una tematica di bisogno a livello sociale. Essere esclusi da internet oggi vuol dire essere esclusi dal dibattito politico, essere esclusi dalle informazioni. In Italia oggi come oggi si legge più o meno un quarto dei quotidiani che si leggevano 20 anni fa. Un po' perché si leggono di meno i quotidiani, ma un po' perché oggi i quotidiani si leggono su internet. E su internet è disponibile una quantità di informazione gratuita, poi con tutti i problemi di questo mondo di attendibilità, per carità di Dio, perché al netto dell'accesso a internet c'è il tema di educazione all'uso di internet, che è un tema di fondamentale importanza, che però è un tema di giustizia sociale. Cioè, siamo veramente liberi se non abbiamo accesso all'informazione, nell'età dell'informazione? Quindi tutti coloro i quali sono, tecnicamente si dice, a digital divide, cioè divisi dal mondo della tecnologia, sono dei soggetti che sono lontani dai loro diritti. Quindi è un'emergenza accompagnare tutte le generazioni su internet e insegnare alle nuove generazioni e alle vecchie generazioni come utilizzarlo in modo corretto. In questo ci sta venendo incontro la tecnologia. Perché? Perché la grande innovazione degli ultimi 10 anni, cioè i touchscreen, ha creato da un punto di vista funzionale un grandissimo alleato per aiutare le generazioni più senior ad avvicinarsi alle tecnologie. Ovvero il touchscreen, cioè ha tolto di mezzo la tastiera, che è una gran rottura di scatole dal punto di vista dell'usabilità. Infatti, nella navigazione delle fasce più alte della popolazione c'è meno attenzione al computer portatile rispetto alle fasce più giovani, e ci sta, ma anche, guardate la fascia tra i 55 e i 64 anni, l'utilizzo degli smartphone. Allora, un esempio che io faccio sempre è che gli smartphone hanno avuto una diffusione incredibile, hanno aiutato tantissima parti delle generazioni over 65 a entrare attraverso strumenti come WhatsApp, attraverso cui i nonni e le nonne si scambiano le foto dei nipotini. Può sembrare una cretinata, però è un fenomeno di avvicinamento alla tecnologia che si basa su un principio. Quella tecnologia soddisfa un bisogno. Non siamo più in un contesto in cui non ci avviciniamo alle tecnologie perché sono difficili. Non ci avviciniamo alle tecnologie o perché non vi abbiamo accesso, per esempio da un punto di vista economico, e questo è un tema di inclusione sociale fortissimo, oppure perché non ci soddisfa un bisogno. Ecco, oggi come oggi le tecnologie sono in grado di soddisfare tantissimi bisogni, e lavorando su questi bisogni possiamo creare una società più digitalmente inclusiva. E quali sono i bisogni? Beh, pensate ai bisogni di salute. Oggi come oggi è possibile tramite uno smartphone, tramite uno smartwatch, un braccialetto, monitorare alcuni nostri parametri vitali in tempo reale.
Io mi ricordo nel 2008-2009 seguimmo un progetto europeo su una maglietta sensorizzata che attraverso un accelerometro misurava quanto si espandesse la cassa toracica al lato della respirazione. Questa tecnologia aveva questo tipo di utilità nei casi di sindrome ostruttiva, cioè di enfisema, detta in parole povere, era in grado di anticipare i fenomeni di rischio di soffocamento, con il risultato di abbattere notevolmente il tasso di ospedalizzazione dei pazienti con enfisema, perché essendo una malattia degenerativa che va verso gli acuti, anticipare l'acuto vuol dire intervenire per tempo e non dover ospedalizzare una persona. L'ospedalizzazione, al netto del fatto che è un costo sociale, ma non voglio essere cinico, è una tematica di qualità di vita. Quindi le tecnologie, non voglio usare la metafora trita che le tecnologie ci salvano la vita, ma le tecnologie possono migliorare la qualità della nostra esistenza. E quindi un'opportuna politica di sensibilizzazione sulle tecnologie è assolutamente fondamentale nel nostro paese. E poi considerare il volume e il peso della fascia della silver economy ci porta a analizzare delle possibili soluzioni di politica sociale vera e propria. Questa è la foto di quello che viene chiamato l'orfanotrofio per la terza età cinese, che è una cosa, umanamente parlando, bruttissima, però che si basa su questo principio. La Cina ha avuto quell'aumento dell'aspettativa di vita media e ha avuto un'altra cosa che la politica del figlio unico. Politica del figlio unico significa che, generalmente, presa una coppia cinese, entrambi i genitori sono figli unici. E con l'aumento dell'età, dell'aspettativa di vita, che cosa succede? Che una famiglia di 35enni, 40enni, si trova a badare a un figlio, la loro carriera professionale, perché se non lavorano tutte e due non si sta su, e quattro genitori mediamente, alcuni dei quali richiedono di cure assistenziali. In un paese come la Cina, che non è esattamente il paese, non è esattamente la Finlandia dal punto di vista del welfare, e in un contesto in cui, come dire, molto spesso i cinesi vanno ad abitare in una città diversa da quella in cui sono nati e quindi non hanno parenti. E sono città di 19-20 milioni di persone, quindi non sono un paesino in cui ci si dà una mano col dirimpettaio. Allora che cosa succede? Che molto spesso le fasce alte, le fasce più anziane della popolazione dicono, sentite, ci leviamo dalle scatole. Createci delle strutture, delle città in cui noi andiamo e passiamo gli ultimi anni, gli ultimi decenni della nostra vita senza, come dire, pesare sulle spalle dei nostri figli che non ce la fanno. Allora, io non ne faccio un discorso sociologico, se devo dirvi la verità, personalmente trovo questa cosa abbastanza ripugnante, ma è un dato di fatto che avvengono fenomeni di questo tipo. Ed è un dato di fatto che l'economia più importante al mondo, perché oggi è molto più importante per gli sviluppi e i destini del mondo la Cina degli Stati Uniti, consideri l'Italia e la Lombardia in particolare un'eccellenza a livello mondiale nel tema dell'assistenza, cioè della assistenza agli anziani anche non in condizioni di patologia. Questo perché? Perché il nostro modello assistenziale nei confronti delle fasce più anziane della popolazione viene considerato effettivamente un punto di riferimento a livello mondiale. Questa è un'opportunità anche dal punto di vista dello sviluppo economico del nostro territorio, pazzesca, pazzesca. E l'idea però delle cittadelle degli anziani, al netto di quella che può essere la nostra valutazione di merito, guardate che non è che dobbiamo pensarla così straordinariamente lontana, perché anche noi in fondo abbiamo una politica del figlio unico, signori. La famiglia media italiana è fatta da 2,7 persone. Quindi la politica del figlio unico non è una politica, ma è un dato di fatto in Italia. Sono molto di più le famiglie con un solo figlio o senza figli che le politiche, che le famiglie con due figli o tre figli. Allora, giusto per concludere, e lancio una provocazione, molto spesso nella nostra società noi abbiamo le fasce alte della popolazione che vivono al di fuori delle zone metropolitane. E d'altro canto siamo uno dei paesi più conosciuti al mondo per i prodotti tipici. Allora, io vengo da un paesino del Lago di Como. In alcuni di questi paesini del Lago di Como ci sono, per esempio, persone che devono fare la dialisi
e hanno un problema. Chi li porta a fare la dialisi? Oppure ci sono delle persone che sono isolate dal mondo perché non si muovono. E per esempio, 50 km più a nord di casa mia c'è la Valtellina con la coltura delle mele di Valtellina. Non è che focalizzandoci sui nostri prodotti tipici riusciamo a riportare fasce di popolazione attiva e ricoinvolgere la silver economy nella produzione dei prodotti tipici, rendendo le zone a rischio di separazione sociale più integrate con il sistema economico e addirittura renderle dei motori della ricerca. Questa è una declinazione professionale, della ripresa. Cioè, visto che nei nostri territori rurali abbiamo prodotti tipici che devono essere valorizzati e abbiamo fasce di popolazioni sempre più anziane ma sempre più attive, sempre più volenterose e con tanti talenti, perché non pensiamo a una politica di rilancio dei territori anche in una logica di sfruttamento dei talenti della silver economy come fenomeno di inclusione sociale, facendo sì che il nostro sviluppo non sia centrato o baricentrato solo sulle città e che in questi paesi che rappresentano una tradizione, una storia, che oggi come oggi hanno un'altissima percentuale di persone sopra i 65 anni, queste persone siano protagoniste di una rinascita economica che li renda socialmente inclusi? Ecco, su questa provocazione chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, direi che gli spunti sono tantissimi, non ne riprendo adesso neanche uno perché mi preme passare subito la parola a Patrizia Tove, che anche lei ha i suoi problemi di agenda e quindi siccome poi lei deve anche andare lontano, subito a lei per capire un po' la prospettiva europea rispetto a questo insieme di tematiche. Grazie Patrizia. Grazie, Carlo, grazie anche per questa idea di organizzare un incontro di questo genere che mette insieme tante competenze e implica tante responsabilità. Io vedo qui esponenti della classe medica, amministratori locali, volontariato, associazioni, sindacato, quindi credo che davvero siamo tutti chiamati in causa a vedere le mille implicazioni, i mille cambiamenti che una consapevolezza come quella che sta alla base di questo convegno oggi implica, cioè qual è questo cambiamento demografico, come fatto e che cosa implica in tutte le politiche sia rivolte verso questa fascia della popolazione sia per effetto del ruolo maggiore che questa fascia di popolazione può avere in tutti i settori. Abbiamo sentito anche questa possibilità di utilizzare delle potenzialità a fini non solo economici ma anche un po' di salvaguardia delle nostre eccellenze produttive o anche culturali, le nostre caratteristiche insomma. Quindi è un modo di vedere le cose molto, molto intersettoriale come oggi è necessario che sia, altrimenti guardi un pezzo ma ne perdi un altro, no? Curi la debolezza e non sfrutti la potenzialità o cambi insomma, riduci le potenziali di evento. Anch'io devo andare via purtroppo, il mio luogo istituzionale lo raggiungo nel pomeriggio, Bruxelles, nel tardo pomeriggio. Prima sono impegnata in quella che considero un'assoluta battaglia civile, che è quella del sì del referendum, quindi vi confesso che poi lascerò qui per andare a fare un appello con altre donne o altre responsabili istituzionali per il sì, che considero pure una battaglia preliminare al fare le cose che diciamo di fare, perché molte cose noi diciamo, noi politici, noi istituzioni, diciamo seriamente di volerle fare e poi la pesantezza delle nostre istituzioni ci impedisce di arrivare al dunque, cioè di dare quella risposta ai cittadini. E passano 2 anni, e passano 3 anni e quell'intuizione che ti ha dato modo di fare una certa proposta o di legge o di direttiva o di atto pubblico non serve più quando arriva, perché non è più così, altre nel cambiamento così rapido, insomma, altre sono le urgenze. Avete sentito come in pochi anni è cambiata la fascia della popolazione, insomma, no? E se ci metti 100 anni a fare un cambiamento, nel frattempo è cambiata ancora. Quindi vi ho dichiarato il mio programma successivo, poi invece nel pomeriggio vado a fare il mio lavoro a Bruxelles. E abituatevi sempre, quando vedete uomini e donne di Bruxelles che stanno in televisione, a dire come mai non sono sul loro posto di lavoro, insomma, che un altro, non è la televisione, non è quelle cose che vediamo fare da alcuni esponenti. Allora, 2 cose volevo solo proprio brevemente sottolineare per l'inquadratura, ma è perfettamente coerente alle cose che sono già emerse, l'approccio europeo, che può essere però un framework assai utile, sia per vedere questi fenomeni d'insieme, sia per essere nel flusso di queste politiche, sia per darci anche spunti per le politiche europee e cogliere anche alcune occasioni che ci sono sulla ricerca, eccetera. La prima cosa,
questo invecchiamento demografico, questa attenzione alla demografia. In Europa non dico un'ossessione, ma è molto, molto pregnante. C'è un report dell'anno scorso, perché ogni anno c'è un report su questo fenomeno, diciamo, dell'andamento demografico. Ci sono studi, ce n'è uno anche del Parlamento, poi darò tutto questo materiale a Carlo, diciamo, a completamento della documentazione che arricchirà questo percorso. E vi devo dire che in Italia è molto sottovalutato. Poco si parla di questo, poco si acquisisce la consapevolezza di come è una constatazione che facciamo così, ma non è ancora diventato un elemento delle politiche. Certo, chi si occupa di welfare, chi si occupa di sanità e sociale, ma in generale non è così presente nel nostro dibattito questo valore di questo cambiamento, che è fatto da due elementi, lo diceva adesso il professore in chiusura, è fatto da questa preponderanza, diciamo, della crescita della popolazione. Io qui proiezioni al 2060, al 2050, al 2060, eccetera, e cresce l'ultra 65enne e l'over 80enne, perché l'altro elemento, no, di e qual è la nostra aspettativa? Per le donne si dice al 2060 in Europa 89 anni come aspettative più di vita. Però questo cambiamento, frutto senz'altro di politiche sanitarie, di politiche di attenzione, insomma. Guardate, leggevo ieri un dato, sempre a proposito del referendum, per uniformare certe cose. L'aspettativa di divario dell'aspettativa di vita nel sud come cresciuta o nel nord è terribile. Cioè siamo lo stesso paese, mangiamo più o meno le stesse cose, non so, eppure senz'altro lì il punto è i servizi sanitari e l'assistenza, perché se c'è un'aspettativa di vita che di 4-5 anni di differenza tra il nostro sud e il nostro nord, pensate nel mondo poi più grande, una cosa veramente impressionante. Quindi cresce grazie a tutta una serie di cambiamenti strutturali, penso alla nostra riforma sanitaria, eccetera, eccetera, e però non cresce. Le due cose vanno, io trovo assolutamente positivo questo dato, no? Della nostra maggiore anni di vita, e questo però va visto assolutamente in relazione all'andamento anche del tasso di fecondità, insomma, il tasso di crescita. Guardate che c'è una anche se noi cresceremo un po', che qui in Europa è stato un po' stimato, previsione questa del futuro, però non arriviamo al tasso di sostituzione, quello naturale, quello per cui poi c'è un equilibrio, no? Ecco, quindi molto importante accompagnare questo fenomeno, altrettanto importante sarebbe con iniziative serie, non delle parate pubblicitarie come infaustamente anche è successo con la nostra ministra, ma con politiche serie, perché il tema è assolutamente serio, e anche qui noi in generale in Europa, ma soprattutto in Italia, l'abbiamo accompagnato quasi a politiche un po' di marchio del ventennio, insomma, accompagnare la fecondità non è affatto così, basterebbe vedere la Francia dove i governi e di centrodestra e di centrosinistra o di sinistra o di destra, potrei citare Chirac, citare Mitterrand, eccetera, hanno sempre accompagnato questo tema, tant'è che c'è un tasso maggiore e una vita più facile per le famiglie che ritengono di avere figli, perché poi è anche... Qualcuno lo fa lo stesso, ma in condizioni quasi eroiche, diciamo, in Italia non è. Quindi i due fenomeni. Qual è? In Europa ci sono tantissimi atti che accompagnano questo, comunicazione della Commissione, impegni del Consiglio, tantissimi indirizzi, quindi c'è tutta una risoluzione del Parlamento, una forte consapevolezza e attenzione. Io cito solo, senza starvi a elencare documenti e punti, una cosa che mi sta molto a cuore. Mi sembra che nell'accezione europea di sottolineatura della Silver Economy si è passati da una visione, secondo me molto parziale, importante ma parziale, che diceva come cambia il mercato dei beni e dei servizi per gli anziani, no? Quindi vederli più come consumatori, più come destinatari di un cambiamento del sistema economico e dei servizi, che pure è importante, cioè se anche, abbiamo visto anche addirittura il touch, se facilita è bene che il mercato si orienti al touch, insomma, se le applicazioni ti aiutano a capire le cose che ti può dare, favorire anche la creazione di molte applicazioni utili, cioè è importante che ci sia un'attenzione, perché ci siano i prodotti adatti. Se pensate che da poco solo si fa la sperimentazione sanitaria per i farmaci dei bambini, perché prima era, adesso non vorrei essere smentita, qui ci sono dei fior di medici, ma insomma era una posologia inferiore, ma non c'era una sperimentazione, perché è anche più difficile, eccetera, per emanare farmaci solamente, io 7 anni fa, ho seguito questo regolamento per i farmaci per i bambini, che ti dice, con stupore ho capito che non erano nati i farmaci ad hoc.
Quindi se adesso c'è un'attenzione come c'è per la medicina di genere per le donne, se si capisce che bisogna dare anche servizi, anche quelli di svago, adesso sto parlando molto di sanità, ma potrei dire di svago, di tempo libero, di tutto, vuol dire che il mercato dà un prodotto più accurato in vista. Quindi se diventa importante anche come cliente, consumatore, l'anziano, ben venga che ci sia un mercato che orienta. Si stima che qui quanto produrrà di crescita, di prodotto, io però vorrei che non si focalizzasse solo su questo, e anche la nostra visione è andata via via arricchendosi, nasce un po' così in una logica più di mercato interno, dell'Europa come mercato interno, man mano si accresce, perché questo anziano è innanzitutto un destinatario di servizi, e se per una volta nella vita, magari dopo una vita di stenti, ha una certa disponibilità economica e si concede anche delle cose, ben venga tutto questo mercato anche del turismo, eccetera. Però bisogna chiamare l'anziano a un protagonismo, la vita attiva, l'invecchiamento attivo è questo. Innanzitutto poter anche lavorare, poter anche lavorare, non per giustificare l'allungamento della vita lavorativa in vista dell'equilibrio del sistema pensionistico, ma perché se c'è un desiderio, una volontà, non va anticipatamente interrotta. Naturalmente si chiede anche al mercato del lavoro e delle imprese di trovare le necessarie flessibilità per questo, perché magari l'uscita dal mercato dal lavoro non sia traumatica, non sia un'interruzione tranciante. Si chiede, e quindi implicazione anche, diciamo, di attenzione all'invecchiamento attivo, al recupero e al riutilizzo delle potenzialità. Non so, io ricordo quando si facevano dei progetti perché per esempio in certe realtà lavorative ci fosse il maestro artigiano o il che poteva aiutare, anche finita una certa carriera diretta, mettere a frutto le proprie competenze, cioè creare un sistema anche che consenta di mettere a frutto, magari anche senza reddito, no? Volontaristicamente, le proprie competenze professionali per far crescere per trasmettere un mestiere, trasmettere una competenza. Quindi anche trovare quelle flessibilità che consentono, appunto, perché invecchiamento attivo è anche possibilità di un mantenimento di una vita professionale in modo ridotto, non necessariamente legata a un reddito che si è già acquisito magari attraverso la pensione, ma anche questo richiede superamento di rigidità oltre che cambiamento di mentalità. Un'altra cosa importante è tutta la parte, diciamo, relativa, qui è stato detto, insomma, se gli anni in più ci sono, la qualità di questi anni in più, quindi tutta l'applicazione delle metodologie di prevenzione e di recupero delle parti di disabilità o di inferiore abilità attraverso tutto lo sviluppo delle tecnologie, tutta l'ICT, tutte le applicazioni che vanno dalle più banali ausili da ortopedici o di altro genere, acustici eccetera, che si stanno perfezionando, a quest'idea del robot che oltre a fare i mestieri di casa fa anche l'assistenza. Qui non entro in un campo dove, diciamo, non conosco la realtà fino a che punto arriva, ma di cui vedo e leggo e sento le possibili già attuali sperimentazioni, quanto poi sia l'applicazione non lo so, quindi tutto l'aiuto domestico, diciamo, e l'aiuto alla persona che attraverso anche tutte queste forme possono essere fatte. Allora, tra scenari avveniristici o di dopodomani, diciamo, e cose già possibili, io penso che dobbiamo davvero implementare tutte le applicazioni delle tante sperimentazioni che sono state fatte. L'Europa ha investito molto su tutto il tema delle applicazioni, dello sviluppo tecnologico per il recupero delle abilità perse o il gap delle disabilità. Questo serve sia a chi lavora sia a chi non lavora, ma insomma l'altro giorno proprio in Politecnico c'era un grosso convegno, un grosso seminario sul disability management, che è tutta, diciamo, un perfezionamento anche di sul piano proprio tecnico, scientifico, diciamo, di messa a punto di protocolli, di possibilità di intervento, perché si concili il diritto all'inclusione sia del disabile, sia del parzialmente abile, sia di chi ha perso le abilità per l'avanzamento dell'età, sia nel mondo del lavoro che fuori, ma anche nel mondo del lavoro, conciliare quindi questa inclusione con le esigenze anche di un'impresa che ha problemi di efficienza, regole anche diverse, ed è possibile attraverso molti protocolli che sono stati studiati, molte applicazioni che sono state fatte. Questo è un altro campo, perché invecchiamento attivo si accompagna anche a, diciamo, a prevenire quelle forme che diventano invecchiamento, per cui se un giovane con delle disabilità sei già diventato un vecchio, nel senso che sei inattivo, sei escluso rispetto ai meccanismi che invece avresti diritto ad avere. Quindi il nostro approccio, diciamo, è un approccio che non solo di mercato, ma rimette, qualcuno l'ha già detto prima, al centro un po' la persona con tutte le potenzialità, oltre che
il recupero delle sue debolezze, perché se ci sono, non è che over 65, over 80 è uguale debolezza, però ha evidentemente delle carenze o dei punti, diciamo, critici che possono essere assolutamente accompagnati. Il tema che a me pare più spettacolare da questo punto di vista è quello della parte delle applicazioni di prevenzione sanitaria e di riabilitazione sanitaria, che credo sia amplissimo. Di tutto questo vi potrei citare sia Horizon, le ricerche, sia altre ricerche relative più all'applicazione dell'ICT in questo campo. Ci sono tantissimi ambiti dove già c'è una grande partnership europea che mette insieme strutture pubbliche e strutture private proprio sulla prevenzione dell'invecchiamento e per l'invecchiamento attivo, e questa è la partnership, diciamo, che ha avuto oggi progetti più avanzati e che sta seguendo. C'è anche una piattaforma di mobilitazione, Age Platform, dove ci sono dentro anche rappresentanti italiani che sono molto attivi nel mondo sindacale, eccetera. Quindi, diciamo, l'Italia è anche, attraverso le strutture scientifiche, queste di associazioni, presente in tutti i consessi dove si possono mettere a punto filoni di ricerca specifici. Chiudo ricordando un po' una cosa, insomma, che veniva anche richiamata prima. Noi dobbiamo lavorare per prevenire, io credo anche culturalmente, oltre che attrezzarci in tutti i campi politici e istituzionali per dare le risposte, altrimenti la società va in un senso e noi siamo qui a rincorrere altre priorità, dobbiamo assolutamente farlo però con un cambio molto culturale, diciamo, non è solo rispondere a dei cambiamenti, è capire che questi cambiamenti devono anche influenzare un po' tutta la nostra visione, essere un po' pervasivi in tutti gli aspetti che trattiamo. Uno è proprio quello di abbattere questo stereotipo, l'ha detto più volte lui, è uno stereotipo questa idea, è uno stereotipo, c'è in generale un po' uno stereotipo sulla figura anziana. Io in Europa lo sento meno perché gli stereotipi lì sono meno contro le donne, sono meno contro gli anziani, cioè si vive un po' in un ambiente dove almeno apparentemente o superficialmente, per quello che si vede nella comunità internazionale, le discriminazioni almeno concettuali, diciamo, sono superate. Quindi non c'è quella idea di sottovalutazione o delle donne, come spesso c'è nell'ambiente ancora in molti ambienti italiani o di altri paesi, o degli anziani. Non so, ci sono culture dove io, per esempio in Oriente, ho sempre apprezzato moltissimo questa visione di rispetto dell'anziano. Infatti anziani sono molto rispettati come figure, no? Poi magari gli manca tutto, poi arrivano a escluderli, però socialmente e culturalmente. Noi dobbiamo evitare che la nostra società, che deve dare più spazio ai giovani, non c'è dubbio, perché si dice questo non è un paese per giovani. Deve essere un paese per giovani, ma deve essere un paese anche per i vecchi. Cioè che non ci siano queste forme di esclusione. Non sono due cose in contrasto, no? Dobbiamo dare più spazio ai giovani, ma questo non vuol dire relegare in un armadio l'altra età. Bisogna trovare davvero. E credo che la logica un po' europea della solidarietà intergenerazionale, che è più facile a dirsi che a farsi, perché a volte toglie una fascia per privilegiare l'altra o indirettamente la penalizzi. Però avere questo sforzo sempre mentale di non discriminare e di cercare forme che facciano crescere la società, ma che siano anche win-win, insomma, di incontro intergenerazionale, io penso che sia importante, perché altrimenti arriviamo a quella cosa lì, che senza negare che è un risultato di fatto di una certa realtà e non possiamo giudicare col nostro metro, lì c'è una diversa visione della persona, c'è tutta una cultura, una filosofia che c'è, non sono privi di questo, ma è diversa. Io penso che però noi, insomma, dobbiamo davvero favorire. Io quando vedo le case di riposo, o quelle che adesso si chiamano, fuori dalla città, dal paese, se le metti in centro, favorisci che qualcuno vada lì, favorisci l'accesso al volontariato. Devono stare dentro al rumore del paese, dentro alla vita del paese, io penso, perché appunto bisogna fare qualcosa che sia intergenerazionale, altrimenti questi vecchi magari vivranno bene, avranno tutto da soli, i loro nipoti non vedranno più vecchi, e questo non è buono né per gli uni né per gli altri. Vi saluto, se vado voi capirete che... Grazie Patrizia Toia. Devo dire che ci hai spiegato che non è soltanto un problema di orientare le politiche su misura di, ma anche di fare politiche attive per l'invecchiamento attivo. Ti ricordo anche, ricordo l'anno europeo sull'invecchiamento attivo, per il quale avevamo fatto anche iniziative, ecco, su un tema che sicuramente è caldissimo e va ripreso anche quello dell'invecchiamento attivo. Abbiamo sentito quindi prodotti su misura silver, si parlava, lo dico così, ho imparato, grazie Patrizia, ciao. Ho imparato a dire silver, così non dico anziani, non dico terza età, ho preso dal professor Lamberti l'espressione. Quindi prodotti su misura silver, il web, l'internet su misura silver, ci è stato detto. Patrizia accennava anche ai farmaci su misura silver, no? Perché un farmaco, ormai si è capito, può essere
adattato lo stesso farmaco a seconda del paziente a cui lo devi dare. Lo stesso farmaco può essere adattato a un bambino, se si tratta di bambino, lo stesso farmaco deve essere adattato a un anziano, se lo devi dare a un anziano. Quindi anche per i farmaci, come per una serie di questioni, bisogna, questo per quanto attiene alla sanità, quanto attiene al sociale, bisogna pensare alla misura Silver. Ma adesso arrivo al tema che vi voglio introdurre, anche i servizi alla persona sempre più adattati alla misura Silver, e penso che ormai siamo ben oltre il pensiero che stiamo parlando di case di riposo. Quando parliamo di servizi per gli over 65 anni, ormai abbiamo in mente una serie di servizi, e forse non li abbiamo ancora inventati tutti o capiti tutti o scoperti tutti, o sicuramente ci sono bisogni nuovi che chiederanno un'innovazione anche nel mondo dei servizi alla persona. In questo senso passo la parola a Sergio Pasquinelli, ricercatore dell'Istituto di Ricerca Sociale, anche per alternare una voce politica alla voce di un tecnico, e quindi a te Sergio la parola. Ops, sei di qua. Ti stavo cercando a destra, sei a sinistra. Sì. Innanzitutto ringrazio Carlo Borghetti dell'invito. Io ho intitolato, è una domanda un po' retorica, Silver Economy, parliamo di utenti o parliamo di attori? Poi diciamo un po' sulla base degli interventi che mi hanno preceduto avrei anche voluto cambiare questo titolo, forse il titolo più appropriato è Silver Economy non solo tecnologia, nel senso che il mio punto di vista è un punto di vista di chi si occupa di politiche sociali, di servizi alla persona, e quindi da questo punto di vista vorrei proporvi, quando Carlo Borghetti mi ha proposto di intervenire, io mi sono messo in un'ottica di Silver Economy, quali spazi ci possono essere in termini di sviluppo di mercato. Forse è, diciamo, non lo so, è un taglio che mi sono autocucito, e quindi dal punto di vista dei servizi alla persona che cosa... I servizi hanno un costo comunque, quindi ci serve anche capire se sono sostenibili o come possono essere a loro volta autosostenuti. Gli anziani possono essere sia utenti o consumatori sia attori, anzi la cosa più interessante è capire quando da utenti possono passare ad attori. Quindi il mio intervento è diviso in due parti, la prima parte parlerà di anziani in termini di servizi, quindi la parte più sugli utenti dei consumatori, poi una parte finale molto a flash parlerà dell'anziano come attore di interventi. Questa prima parte si basa soprattutto su questo rapporto che abbiamo realizzato e che è stato pubblicato l'anno scorso sul lavoro di cura in Lombardia, che è scaricabile al sito che vedete qui indicato. Perfetto, perfetto. E grazie al contributo anche di tutta una serie di soggetti, sindacati CGL, CISL e UIL, la cooperazione sociale lombarda, associazioni e l'associazionismo lombardo, e in questo rapporto abbiamo soprattutto svolto un'indagine a campione sugli anziani non autosufficienti in Lombardia. Richiamo tre numeri, così tanto per avere, perché sono stati già richiamati. Focalizzo l'attenzione su pochi numeri che danno un po' la dimensione di quello che stiamo parlando. Gli ultra 65 anni in Lombardia sono quasi 2,2 milioni, di cui non autosufficienti, dato Istat, sono circa 340-350 mila, assistiti da badanti, Carlo Borghetti poi approfondirà il tema, assistiti da badanti sono circa 160-170 mila, dei badanti stimiamo essere leggermente meno,
ma poi bisogna calcolare che a volte una badante assiste più di un anziano, quindi circa 160-170 mila. In rosso è la stima della spesa delle famiglie, quanto le famiglie spendono annualmente per le badanti, 1,6 miliardi di euro in Lombardia. Gli utenti, quanto l'ADI, adesso mi sono fermato ai servizi più importanti, l'ADI serve circa 84.000 anziani in Lombardia, la spesa è zero, per assistenza domiciliare integrata fornita dalle ASL, è zero perché essendo fornita dalle ASL rientra nel servizio, una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale. L'RSA ospitano circa 59.000 anziani in Lombardia per un costo per le famiglie, solo per le famiglie, non totale, stimato, per prendere un po' con le pinze, diciamo, un costo stimato di 1,2 miliardi di euro a carico delle famiglie annualmente. E poi i SAD sono i servizi di assistenza domiciliare dei comuni, riguardano circa 33.000 anziani per un costo stimato, cioè una compartecipazione in genere calcolata in base all'ISE, di circa 20 milioni di euro annui a carico delle famiglie. Questo vi dà la, diciamo, rappresentazione di una realtà molto diversa, dove primeggia come servizio quello delle badanti, servizio, come voi sapete, ampiamente sommerso, ma dove anche le RSA incidono parecchio in termini di costi. Adesso non mi dilungo su questa fotografia, che potrebbe essere di molto. La cosa che vorrei dirvi è che in termini di incidenza sulla domanda potenziale, lo vedremo subito, e anche in termini di spesa, questi numeri che sembrano consistenti in realtà riguardano ancora una piccola parte, un potenziale che potrebbe essere molto sviluppato. Noi abbiamo chiesto a questo campione di anziani non autosufficienti lombardi, le interviste sono state rivolte soprattutto ai caregiver, cioè ai familiari che si prendono cura di questi anziani, quali servizi, questi servizi e molti altri servizi vengono usufruiti effettivamente, se diciamo negli ultimi due anni si è usato di questi servizi, se non sono stati usati c'è un interesse nei confronti dei servizi, o se non sono stati mai usati c'è non si esprime nemmeno nessun interesse nei confronti di questi servizi. Questa tabella è abbastanza eclatante a nostro avviso. Uno, perché non stiamo parlando di tutti gli anziani ultra 65 anni, ma solo del target, diciamo, prioritario del sistema dei servizi sociali e sociosanitari, dove i tassi di fruizione dovrebbero essere un pelino più elevati, cioè uno si aspetterebbe dei tassi di fruizione molto maggiori. Allora, fermandoci, diciamo, ai primi tre servizi più usufruiti, l'ADI, l'assistenza domiciliare delle ASL, usufruita dal 30% dei non autosufficienti. Tenete conto che quando parliamo di ADI parliamo di interventi che durano 2 o 3 mesi mediamente, cioè non sono continuativi nel tempo. Poi abbiamo attività riabilitative ambulatoriali, 15%, e l'attività dei SAD comunali, no? Servizi di assistenza domiciliare comunali, 14%. Vuol dire che tutto il resto, 70-80% degli anziani, questi servizi non li usa. Tenete presente che i SAD comunali parliamo di una media di 3-4 ore di assistenza alla settimana. Ecco, non so se... Ma la cosa che colpisce di più è la terza colonna, la colonna a destra, che evidenzia le cifre più alte. Cioè
la maggior parte delle famiglie con anziani non autosufficienti non solo non usa il sistema dei servizi, ma non è nemmeno interessato a entrarci in contatto. E questo diciamo un po' su tutti i servizi. Per questo ci ha molto colpito per la distanza che questa ricerca ci ha restituito tra un sistema dei bisogni che è senza dubbio consistente, un sistema dei servizi che incide molto poco su questa domanda. Due altri flash da questa ricerca. Chi è il caregiver che cura? Perché quando parliamo di silver economy non parliamo solo di anziani, ma anche di familiari che seguono gli anziani in caso di non autosufficienza. Il caregiver è a sua volta spesso un quasi anziano, 59 anni in media. Nei tre quarti dei casi parliamo di donne. E tenete presente che il caregiver, il familiare che cura, sarà una figura che si ridurrà negli anni, sempre di più. Cioè noi siamo di fronte ai figli unici, alle coppie senza figli. Cioè la figura del caregiver è una figura che va riducendosi. E già oggi è una figura sovraccaricata. Un quarto dei caregiver ha figli conviventi. La si chiama la sandwich generation, no? Io ne sono un rappresentante, per esempio, figli a carico e anziani non autosufficienti da accudire. Per cui la domenica non sai bene se stare a casa o andare dalla mamma. Un terzo di questi caregiver lavora a tempo pieno, quindi ha diciamo un tempo ridotto. Questa è senz'altro una criticità e dal punto di vista dello spazio di mercato il rivolgersi al caregiver a complemento o in sostituzione del caregiver è senza dubbio un obiettivo che deve essere prioritario negli anni a venire. Questa, l'ultima diciamo, slide tratta da questa ricerca, in realtà i dati raccolti sono molti di più, abbiamo chiesto nella sua attività di assistenza dei caregiver di che cosa sente più bisogno? Guardate le tre colonne più alte. Non so, uno su tre dice non so di cosa ha bisogno. Poi di un contributo economico in quasi il 30% dei casi e volontari per compagnia nel 18% dei casi. Il sistema dei servizi sociali e sociosanitari arriva molto dopo. Questo ci dice che, infatti l'abbiamo intitolato questa ricerca, il lavoro muto, il lavoro che non è poco abituato a esprimersi, non so di cosa ha bisogno, il lavoro che esprime una scarsa abitudine a manifestare i propri bisogni, e che, come abbiamo visto prima, esprime una forte distanza col sistema dei servizi strutturati. Questo è il contesto in cui ci muoviamo, è il contesto in cui credo che ci siano grandi, enormi spazi in termini di silver economy, di informazione, di una migliore informazione su servizi che devono essere più accessibili, più vicini, più prossimi. Noi abbiamo usato il termine proprio un sistema di servizi che deve farsi prossimo al bisogno. Cioè, bisogna superare il concetto di un'informazione che... Sì, io l'informazione la do sul sito della mia ASL o del mio comune e chiusa lì. Non basta. Evidentemente non è sufficiente. Chiudo questa parte su silver economy dal punto di vista dell'anziano come utente. Indicando secondo me cinque spazi, cioè un po' dal nostro osservatorio sui servizi sociali in Lombardia, cinque spazi per la silver economy in Lombardia, ma non solo in realtà. Beh, la prima è sui servizi domiciliari. In un mondo con sempre meno caregiver, i servizi domiciliari, che siano servizi che si agganciano diciamo al sistema delle badanti,
che siano servizi che si agganciano a, a nuove tecnologie, alla domotica, quant'altro, ma i servizi domiciliari devono e dovranno essere, diciamo, una priorità, secondo me. Residenzialità protetta tra RSA e casa propria. Noi sappiamo che gli utenti di RSA in Lombardia, 2 su 10, il 20%, sono utenti impropri, dati di Regione Lombardia. Utenti impropri vuol dire sosia 7-8, cioè sono dati, dati ufficiali. Cioè sono utenti ricoverati con patologie di non autosufficienza parziale, che potrebbero essere ricoverati in strutture più leggere, comunità protette, comunità più piccole, comunità più collegate col territorio, situazioni dove poi anche il rischio degenerativo è molto inferiore. Ecco, questo è un campo su cui vale certamente la pena di investire, cioè il creare residenzialità protetta, che non è la struttura RSA, ma la comunità per situazioni di non autosufficienza non grave, parziale. Il co-housing, allora qui l'80% degli anziani lombardi, ma la cifra è analoga a altre regioni, è proprietario di casa, della propria casa. Spesso la propria casa è grande, ha spazi molto maggiori rispetto a quelli di cui si ha bisogno. Noi stiamo facendo proprio uno studio sul co-housing e sulle forme di coabitazione, per esempio intergenerazionale. Perché non prendere a casa proprio prima della badante, no? Ma perché non prendere, non so, lo studente, il giovane che ha bisogno di, se hai delle stanze libere, delle stanze vuote, degli spazi in più. Ecco, questo potrebbe essere una possibilità ancora molto poco sfruttata, che potrebbe essere sviluppata di molto. Ma anche la coabitazione tra stesse generazioni, amici che convivono a casa propria, cioè che condividono degli spazi comuni. Anche questa è una possibilità interessante. Quarto punto, trasporti sociali. Il tema dei trasporti è un altro tema, secondo me, che potrebbe essere molto, molto, molto sviluppato. Sul tema dei trasporti ci sono associazioni come Hauser, Anteas, che lavorano molto, ma sono trasporti, diciamo, molto caratterizzati in senso sociosanitario, cioè ti porto all'ospedale, ti porto al centro diurno anziani, eccetera. C'è tutto un ambito di trasporti più sociali, cioè banalmente mia mamma che abita in Piazza Caiazzo, io abito a Baggio, ecco, sarebbe utile avere un servizio di trasporto che non è il taxi, ma è diciamo una sorta di taxi sociale che arriva a casa di mia mamma, va su a quarto piano, la porta giù, inizia a conoscerla e inizia a fare un servizio di questo tipo, che non è il servizio, diciamo, sociosanitario, è il servizio sociale in senso lato, ma di cui si avrebbe enormemente, secondo me, bisogno. Non so se è abbastanza chiaro. E il quinto punto è il tema, il temone della socialità, perché noi abbiamo di fronte una realtà di anziani soli. L'anziano solo è l'anziano che degenera più rapidamente. La solitudine come tema sempre più centrale, la socializzazione, l'invecchiamento attivo, la moltiplicazione di iniziative per coinvolgere gli anziani in iniziative di attivazione, di collegamento con altri anziani, ma anche intergenerazionale,
diciamo, in un tessuto sociale attivo. Questo, finisco questa parte sull'anziano utente, passo all'anziano attore. L'anziano attore, mi appoggio al percorso che è stato richiamato sia da Carlo Borghetti che da Patrizia Toia, che si sta realizzando a livello di Commissione Europea, no? Si intitola Potentials of the European Civil Economy. A questo indirizzo trovate tutto, soprattutto trovate proprio il monitorato giorno per giorno, settimana per settimana, il percorso che si sta sviluppando e che arriverà a un documento condiviso nel mese di febbraio, anche proprio di proposte riguardanti la Silver Economy. È stata fatta una call for ideas nelle scorse settimane, proprio per individuare che tipo di proposte, su che tipo di proposte puntare e puntare l'attenzione. Vabbè, questo è un po' il grafico. Volevi memorizzare il sito è questo. Poi c'è stata una discussione online proprio sulle proposte, si è arrivati a una decina di proposte, una selezione, selezionate da centinaia di proposte. Diciamo, il quadro è un quadro appunto variegato, che guarda tecnologie, che guarda servizi, che guarda tipologie di interventi molto diversi, che guardano l'anziano appunto sia come consumatore sia come attore. E finisco con questo. Queste sono le 10 proposte su cui la selezione finale, che verrà poi presentata. Ovviamente confido nella vostra conoscenza dell'inglese per questo, come siamo, siamo messi. Se voi guardate, qui dentro ci sono sia elementi legati alla tecnologia, alle nuove tecnologie, ma quello che mi ha colpito di più sono quasi tutti elementi volti a rimettere in gioco l'anziano. Cioè, punto 2, oldpreneur, cioè l'anziano come nuovo imprenditore. Non so, punto 4, age friendly university, che richiamerebbe l'università della terza età, in senso lato. Turismo per persone della terza età, robotica, giochi per la terza età. Competenze collegate alla salute, l'ultimo punto, competenze legate alla salute e alle competenze digitali per i carers, che sono i caregiver, per i familiari. Sono tutte diciamo proposte in positivo, non di tipo diciamo assistenziale, ma di tipo promozionale. E quando Patrizia Toia richiamava prima la dimensione dell'anziano non discriminato in termini solo ricettivi di assistenza, ma dell'anziano attivo, ecco, io questo lo rivedo in queste proposte, che sono proposte che si collegano proprio su questa lunghezza d'onda. Grazie. Beh, grazie soprattutto perché abbiamo visto dall'inizio della mattinata oggi quale spazio ci sia non solo di innovazione ma anche di attività rispetto a ciò che esiste e non è sufficientemente percepito, utilizzato, sfruttato da parte, abbiamo visto in particolare dei caregiver. Fa una certa impressione vedere in questa ricerca che ci ha presentato Sergio Pasquinelli come non ci sia la consapevolezza di chi ha un problema in casa. Se sei caregiver vuol dire che hai un anziano sostanzialmente in casa tua e tu non ti rendi conto di cosa c'è bisogno e non conosci di che cosa offre il sistema dei servizi. Quindi c'è uno spazio per l'innovazione, ma c'è anche uno spazio per la conoscenza e l'utilizzo dei servizi, oltre a un problema più generale sicuramente di sostenibilità economica
lo dicevo con una battuta mentre parlava Sergio Pasquinelli, che non è da poco, perché ci ha fatto qualche accenno all'inizio della mattinata a Vinicio Peluffo, che adesso è a votare, tra poco voterà la legge di bilancio per il 2017. È chiaro che poi, se stiamo parlando di servizi pubblici o anche di servizi comunque a contributo pubblico, il problema della finanza pubblica sottostà a tutti questi nostri discorsi. Però mi consola, da un certo punto di vista, vedere come il luogo comune di una terza età, di una silver generazione poco attiva su internet, sia appunto un luogo comune. Perché? Perché sicuramente internet è un'infrastruttura fondamentale per facilitare i servizi e per spingere sul tema della prevenzione. Abbiamo visto prima in campo sanitario sicuramente, ma io la penso anche in campo sociale. Perché no combinare per esempio l'assistenza familiare di una badante, di un assistente familiare in casa di un anziano, con un sistema di comunicazione che aiuti l'anziano e la badante in certi bisogni, in certi fattispecie, no? Un monitoraggio da remoto potrebbe, questo per esempio, accorciare la necessità di presenza fisica dell'assistente familiare sul posto. Meno ore vuol dire anche meno costo, maggiore controllo, maggiore prevenzione. Cioè c'è, credo, uno sviluppo virtuoso della tecnologia che può in qualche modo anche significare costi inferiori. E poi c'è l'eterno tema che a me piace, che è quello di spendere meglio i soldi che già noi stiamo spendendo. Le cifre che ci ha ricordato Sergio Pasquinelli sono notevoli: 1,6 miliardi di euro spesi dalle famiglie lombarde, 1,6 miliardi per le badanti, e 1,3 miliardi giusto per le RSA, no? Stiamo parlando quindi oggi di quasi 3 miliardi spesi dalla famiglia, 3 miliardi, pensate che il fondo sanitario regionale è qualcosa che va intorno ai 16-17 miliardi, pensate invece le famiglie lombarde di tasca loro tirano fuori 3 miliardi per l'assistenza agli ultra 65 anni. La domanda è: ma sono spesi sempre bene questi soldi? Lui un pezzo di risposta ce l'ha già data, ci ha detto addirittura il 20%, a me fa impressione, mi sembra tanto, ma lui è lo scienziato, quindi il 20% di, diciamo, ricoveri inappropriati in casa di riposo, cioè 20% di persone, quindi vuol dire un 20% di quella spesa, faccio i conti della serva, il 20% di 1,3 miliardi, giusto? Quindi stiamo parlando di 260-300 milioni di euro che potrebbero essere spesi diversamente. Stiamo parlando di cifre consistenti. Quindi l'appropriatezza, che non è solo quella assistenziale, ma anche quella dell'utilizzo dei fondi a disposizione, quando siano delle famiglie o quando siano del sistema pubblico, è un altro grande obiettivo da perseguire tra pubblico e privato in un rapporto virtuoso. Adesso tocca a me, nel rimpallo che abbiamo fatto, nell'alternanza che abbiamo fatto tra una voce tecnica e una voce politica. E poi credo che siamo nei tempi assolutamente che ci eravamo dati, ci sarà spazio per qualche domanda, soprattutto credo ai due tecnici che sono qui con noi. Io vi parlo appunto di questa vicenda del lavoro di cura presso le famiglie svolta agli assistenti familiari, che è stato oggetto di una proposta di legge di cui ero primo firmatario, che è andata in porto, legge 15-2015, che ha messo un punto fermo in Regione Lombardia sul lavoro degli assistenti familiari secondo le regole e le modalità che ora vi racconto. Vi dico anche che stiamo parlando non soltanto di 1,6 miliardi di euro che le famiglie spendono ogni anno, ma stiamo parlando nelle, diciamo, ipotesi più approfondite di 170.000 badanti, ma forse anche di molte di più. Forse si parla, siccome 2/3 di queste lavorano in nero e quindi non sono facili da recensire, si parla anche forse di 250.000 assistenti familiari, in gran parte tra l'altro stranieri o straniere, non tutti sono donne, e c'è una domanda di assistenti familiari uomini, una domanda stimata nel 20%. Ecco, c'è una domanda che fa capire che ci sarebbe spazio perché questo possa essere davvero uno dei nuovi lavori oggi, non dico per i nostri giovani, ma anche per una fascia di età di persone che oggi ha, per esempio, difficoltà lavorative o che è rimasta esclusa dal mercato di lavoro, però con una serie di se, una serie di ma, che adesso vi racconto, perché sarebbero gli obiettivi che si pone questa legge regionale per l'assistenza familiare. Bene,
di cosa si occupa la legge? La legge si occupa di un sistema che vorrebbe essere virtuoso, di istituzioni, di sportelli attraverso gli ambiti comunali che gestiscono dei registri per gli assistenti familiari dove ci si può iscrivere, diciamo, con delle adeguate secondo adeguati criteri. Uno dei punti virtuosi, secondo noi, di questa legge è quella di voler mettere in rete tutti i soggetti che possono essere interessati a questo mondo, e cioè sicuramente il sistema dei servizi pubblici, ma sicuramente il mondo del terzo settore e sicuramente anche il mondo dei caregiver informali, cioè quello dei familiari solitamente o dei parenti che si occupano già oggi in casa del proprio parente che ha bisogno di una cura o di un'assistenza. L'articolo 2 della legge, tra l'altro, ha il pregio, a nostro parere, di anche andare a definire che cos'è il lavoro di assistenza e cura. Sapete che dalle definizioni poi discendono tutta una serie di altre cose, quindi si discende anche la classificazione di questo tipo di lavoro sia ai fini del rapporto lavorativo, sia ai fini anche dell'accesso ai contributi del sistema pubblico, del sistema regionale in questo caso. È chiaro che siamo dentro un settore che, prima che ci fosse l'unificazione degli assessorati, era il settore della famiglia, dentro alle politiche regionali, oggi fuso con il settore della sanità, ma scorporato nell'assessorato oggi all'inclusione sociale. Vi leggo la definizione di lavoro assistenza cura perché, ripeto, è alla base poi dopo di tutta una serie di provvedimenti che la legge promuove. Per lavoro di assistenza e cura, nell'accezione del prendersi cura, si intendono tutti gli interventi di natura assistenziale e domestica prestati in modo continuativo come attività di supporto anche in sostituzione del nucleo familiare dell'assistito, finalizzati a prevenire, a ridurre o a rimuovere situazioni di disagio e di fragilità nei confronti di persone in condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente, per stato di cronicità, è lunghissima, e volti a favorire la permanenza della persona fragile nel proprio contesto socioambientale di vita per il suo benessere. È una roba che toglie il fiato a leggerla, ma ci abbiamo messo un po', mi ricordo, in commissione ad andare a definire cosa si intende per lavoro di assistenza e cura, perché bisognava stare ben attenti di non cadere in una definizione che ci portasse in ambito sociosanitario, tantomeno nell'ambito sanitario, ma in ambito sociosanitario, per tenerlo nell'ambito sociale, ma facendo ben attenzione che si parlasse del fatto che si prende cura della salute delle persone. Quindi adesso non la sto a rileggere, ma se voi avete modo poi dopo di rileggere l'articolo 2 della legge, vedrete che ogni parola è misurata appunto per definire che cosa stiamo parlando quando parliamo di lavoro di assistenza e cura. Per inciso, servirebbe una legge nazionale, perché se ogni regione si facesse la sua legge cadremmo un po' nel problema delle materie concorrenti tra Stato e Regioni e in una diversa risposta che le varie regioni possono dare, che quello che si vorrebbe superare anche con una diciamo riforma costituzionale come quella che sarà votata il 4 dicembre. Ma un altro lato positivo di questa legge 15-2015, riconosciuto in maniera univoca, è l'avere anche definito chi è l'assistente familiare, che anche oggi questa cosa, da un punto di vista legislativo, a parte la legge della Regione Lombardia, non la trovate sul mercato della legislazione. E qui diventa facile. A questo punto è assistente familiare chi svolge un lavoro di assistenza e cura in favore delle persone in condizioni di fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente, per stato di cronicità, eccetera, eccetera, secondo i requisiti previsti dalla presente legge. Quindi, avendo definito il lavoro di cura, siamo in grado di dire chi è l'assistente familiare. Lo traduco in maniera banale, ma non è così banale, credetemi, è chi fa il lavoro di cura. L'assistente familiare è colui che svolge quel lavoro di cura ai sensi della legge. Allora, se abbiamo definito chi è l'assistente familiare, vediamo adesso come formarli, come arruolarli e come rendere, diciamo, il più proficuo possibile il rapporto con la famiglia e con l'assistito. La Regione ha il compito di promuovere su tutto il territorio regionale la creazione di questi sportelli, che sono stati appensati, ma non è obbligatorio, a livello di ambito comunale, di ambiti, scusate, territoriali, cioè secondo quella che oggi la più frequente organizzazione dei servizi sociali, cioè quella dei piani di zona, ci immaginiamo che un ambito di comuni,
io vengo da Rho, il Rodense per esempio, 9 comuni intorno a Rho, fanno un unico sportello di assistenza familiare. Questo per dare una dimensione anche e una forza al servizio. Sarebbe complicato spingere o promuovere sportelli di assistenza familiare uno per comune. Incominciamo a lavorare secondo che quello che è oggi ormai l'assetto consolidato su cui si lavora sulle politiche sociali. Lo sportello cosa fa? Lo sportello fa l'ascolto e la valutazione del bisogno reale. Questo è fondamentale, perché l'abbiamo visto prima, neanche farlo apposta, non c'è neanche in colui che ha bisogno la consapevolezza effettivamente di cosa ha bisogno, né nell'assistito né anche nel caregiver. Quindi l'ascolto per la valutazione del bisogno reale e l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare sulla rete dei servizi assistenziali anche rispetto alle esigenze formative dei familiari. Quindi ascolto, valutazione del bisogno e orientamento. Questo già è un primo compito degli sportelli notevole rispetto a quello che oggi succede, perché a volte c'è già il servizio di fianco a casa tua che ti può dare una risposta ma tu non lo sai, con il lato virtuoso di mettere in rete questi servizi e di orientare il cittadino poi alla rete dei servizi pubblici esistenti. Poi cosa fa lo sportello? C'è un cenno anche alle esigenze formative, le caregiver, abbiamo parlato anche di questa esigenza come fondamentale. Per inciso, quello di formare i caregiver è un altro dei nuovi lavori che potrebbe sorgere domani, ma che probabilmente doveva già essere sorto da tempo, visto il bisogno. Chi forma il caregiver oggi? Non esiste. Nessuno oggi fa il formatore del parente, banalmente. Come si alza l'anziano della carrozzina? Come gli si dà la medicina? Come lo si aiuta ad assumere il medicinale? Che cosa gli si cucina? Di che cosa gli si parla? Ecco, insomma, non voglio entrare troppo nel dettaglio. Questa è un'attività, quella di formare il caregiver familiare, che in questo momento nessuno sta facendo, salvo qualche caso raro. E questo è un problema che si deve porre innanzitutto l'ente pubblico, la regione, qui un obiettivo se lo pone, poi bisogna che le cose le faccia, oltre che scriverle nelle leggi. Poi lo sportello per l'assistenza familiare ti fa la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari. Allora spieghiamo cosa sono, poi il cuore di tutta questa legge, il punto su cui tutto ruota è la creazione di questi registri. Uso la parola badanti per intenderci, la legge vorrebbe anche avere un po' un istinto culturale, diciamo, una promozione culturale della parola assistente familiare, però così ci intendiamo più velocemente, uso la parola badanti. Questo registro delle badanti finalmente è un registro che deve essere disponibile anche su web, dove vengono registrate tutte le persone, uomini o donne che esse siano, che ai sensi di questa legge possono svolgere l'attività di assistente familiare presso gli assistiti. Ci sono tre modalità con cui ci si può iscrivere a questi registri, dove ci si iscrive per iniziativa della persona interessata. O possiedi un titolo di studio assistenziale che in qualche modo già certifica la tua abilità, la tua capacità, la tua possibilità di fare l'assistente familiare, penso alle famose ASA, agli OS, o perché no, anche a un infermiere, se volesse fare l'assistente familiare, perché no? Oppure ci sono anche dei corsi riconosciuti, oppure ci sono stati già in passato corsi, e questo è il secondo punto, di Regione Lombardia per assistenti familiari. La legge in un altro punto promuove appunto dei corsi da parte di Regione Lombardia per avere l'attestato di competenza, si chiama così, di assistente familiare. Non sono corsi, guardate bene, di mesi, sono corsi di cui si parla dell'ordine di grandezza di 120-150 ore, che peraltro potrebbero essere considerati un primo modulo per corsi di formazione poi più intensivi, anche per fare l'ASA o per fare l'OS, se una di queste persone che fa questo corso volesse poi andare avanti. Quindi anche qua inserire dentro al sistema formativo già esistente in Regione Lombardia il tema dell'assistente familiare come il primo gradino di uno sviluppo professionale che poi può essere ulteriore. Quindi ti puoi iscrivere se hai il titolo già adeguato. Se hai fatto uno di questi corsi, e Regione Lombardia, qui c'è scritto, dovrebbe fare questi corsi, poi veniamo al punto dolente della messa in pratica di questa legge, oppure, e qui l'aspetto forse più innovativo di tutti, se hai già fatto almeno un anno il badante o la badante con contratto regolare, senza che ci siano state contestazioni da parte dei familiari.
Perché innovativa? Perché abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché questo registro può essere interessante per le famiglie che cercano una badante se contiene un certo numero di persone, di potenziali badanti, perché io se faccio, metti caso, parlo della mia città, a Rho e nei dintorni, un registro con 15 nomi, difficilmente riuscirò a dare un servizio alle famiglie che cercano una badante. Se lo faccio con 100 potenziali badanti, incomincio già a avere una struttura di base di questo registro interessante. Perché? Perché poi il registro, per regolamentazione regionale, contiene una serie di informazioni relative a questa badante. Quale percorso formativo ha avuto? Quale esperienze lavorative ha avuto? Se conosce l'italiano oppure no, come lo conosce? Quali tipi esperienza lavorativa ha fatto? Per esempio, sapere se ha già assistito una persona con Alzheimer, se ha assistito un uomo, se ha assistito una donna, se ha assistito una persona che aveva un problema di deambulazione o se ha assistito una persona che aveva un problema cognitivo, il che... Perché ridi? Quindi, un registro che dà modo alla famiglia, assistita dallo spartello, anche di andare a cercare una badante che in qualche modo sia la più adatta possibile alla persona da assistere. Mentre oggi ormai la rete informale, che è quella che guida la scelta delle badanti, è quella: ah, tu hai già visto all'opera questa, è brava o non è brava? Ha rubato in casa oppure non ha rubato? Perché poi ci sono problemi anche di questo tipo. Quindi, ecco, un registro di questo tipo, voi capite, piano piano, se viene costruito nel tempo, costituisce una base di dati fondamentale entro cui fare una scelta appropriata per la famiglia. E quindi lo sportello aiuta la famiglia nella ricerca della badante. Attenzione, lo sportello poi non fa il contratto di lavoro, perché questo sportello, costituito da questa legge, sta comunque nell'ambito delle politiche sociali e socioassistenziali. Non può entrare nel merito del rapporto di lavoro, perché stiamo parlando di un altro tipo di giurisdizione, per la quale esistono non i CAF, esistono i patronati, esiste il sindacato, esistono associazioni che già ti aiutano, ma è un'altra cosa. Poi certo lo sportello ti orienta al servizio adatto per fare il contratto di lavoro. Cosa istituisce poi, oltre al registro degli sportelli e ai corsi di formazione, questa legge? Istituisce degli interventi di sostegno economico che sono la vera leva per cui una famiglia, probabilmente, a parte il fatto che una famiglia ci dovrebbe andare perché lì trova la badante più adatta al caso suo, però c'è scritto nella legge che se tu prendi la badante dal registro che viene tenuto dagli sportelli, hai diritto a un contributo in base all'ISE da parte di Regione Lombardia se tu metti in regola la badante. Quindi è una grande leva anche per far emergere il nero, che abbiamo detto è il 2/3 di quel giro d'affari, scusate la parola, di 1.600.000.000 all'anno in Regione Lombardia. Capite anche rispetto alla ricaduta economica, nel senso di entrata in termini di tasse fiscale, che si potrebbe avere nel sistema paese in Regione Lombardia quando le cifre sono quelle di cui stiamo parlando. Però devi creare un sistema di incentivo alla famiglia a mettere in regola questa persona. Perché poi sappiamo bene che la famiglia, il primo istinto che ha, io ho parlato ovviamente oltre che con le associazioni, col sindacato, con chi gestisce oggi assistenti familiari, ho parlato con le famiglie e le famiglie mi dicono: sì, grazie, tutto bello, ma se poi mi costa di più la badante che io prendo dallo sportello, ciao, preferisco tenermi quella in nero. E io dicevo sempre: sì, ma se la badante che prende lo sportello ti dà una garanzia di qualità e di appropriatezza, quello dovrebbe già essere un incentivo. Ma non ci piove, l'incentivo vero è quello economico. Allora qui ci vuole un fondo, un contributo da parte di Regione Lombardia, che ci consenta, rispetto poi dopo al reddito ISE delle famiglie, di dare un aiuto alle famiglie per pagare la badante messa in regola. L'ideale sarebbe che la famiglia potesse scaricare il costo dei contributi col contributo regionale. A quel punto, idealmente, avere la badante in nero o averla in regola ti costerebbe uguale. Quello che ti costa in più, perché la prendi dallo sportello, perché la metti a contratto, quello che ti costa in più in contributi, poi dopo è coperto dal contributo regionale. Però con un criterio di equità, che è il criterio del reddito ISE, per cui in questa legge, cosa che a me piace, non è per tutti il contributo tout court. Solita battuta, la badante della... Una volta si sarebbe detto la badante della mamma di Berlusconi. Vabbè, mamma di Berlusconi non c'è più. Voglio dire, se uno ha la possibilità,
si dovrebbe dire badante di Berlusconi, ma non volevo essere irriverente. Se uno ha le possibilità, siccome i soldi comunque sono sempre di meno, allora io non prevedo comunque tu cur il contributo se mette la badante in regola, ma sotto una soglia ISE. Ora, il problema è che la Regione Lombardia purtroppo l'anno scorso non aveva messo neanche un centesimo su questa legge, quest'anno ci ha messo 700.000 euro. In Lombardia, anzi a Milano, si dice piuttosto che niente, ma piuttosto iniziamo insomma con questo contributo. Bisognerà poi dopo, 700.000 euro sono poco niente rispetto ai numeri che vi dicevo, però incominciamo, saluto Sara Valmaggi, vicepresidente del Consiglio regionale che ci ha raggiunto, grazie Sara, e incominciamo a far partire la macchina, perché la sfida vera è far partire questa macchina di costituzione degli sportelli, di istituzione dei registri che si riempano di nomi e di conoscenza da parte delle famiglie di questo nuovo modo di reperire una badante con tutto quello che ci gira intorno. La sfida vera è adesso da una parte dentro le politiche regionali con il contributo di tutti, quindi del sindacato, delle associazioni, delle associazioni familiari, di chi studia queste cose, far capire alla Regione Lombardia che è una politica su cui investire e quindi passare da 700.000 euro a una cifra più consistente. Io ricordo sempre che l'assessore Cantù, quando era assessore, era venuto in commissione, Sara, a parlarci di 2 milioni e mezzo di euro per la legge badanti, no? Quei 2 milioni e mezzo sono stati zero l'anno scorso, 700.000 quest'anno non spesi e 700.000 per l'anno prossimo. Quindi la prima cosa è dare consapevolezza anche all'esecutivo di Regione Lombardia, cioè a chi poi dopo scrive i bilanci, oltre a chi fa le leggi dentro il Consiglio regionale, di come mettere in moto questa macchina. Ma è una consapevolezza che ci aiutiamo tutti nella conoscenza di questo sistema a fare crescere. Ecco, perché nell'ambito di questa mattinata questo spazio rispetto a questa legge sull'assistenza familiare? Perché è innegabile per i numeri che abbiamo letto in tutta la mattina che questo può essere presentato anche come un nuovo lavoro dei nostri tempi. Stiamo parlando di lavoratori anche, di lavoratori particolari che lavorano al domicilio di una persona su un tema così importante come l'assistenza di una popolazione, abbiamo visto, che è destinata ad esplodere in numero e in quantità nei prossimi anni nella misura che abbiamo visto prima. Quindi sicuramente un elemento strategico rispetto ai servizi alle persone, ma rispetto anche alla tenuta alla coesione sociale della nostra società. Ecco, su questo io chiuderei. Lasciando adesso lo spazio soprattutto rispetto alle loro relazioni così nuove e così originali per eventuali domande da parte vostra. Grazie. Prego, Paolo Pigni, direttore della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Così guarda. Buongiorno a tutti, grazie. Una domanda che più che altro è un appello. La Fondazione Sacra Famiglia si occupa da tanti anni di anziani, di disabili che diventano anziani. È un problema molto importante, gestendo una gamma di servizi di ogni razza e colore. Ci stiamo buttando su un progetto che abbiamo chiamato Virgilio, no? Che cerca di mettere insieme i pezzi. Perché ci rendiamo conto di quello che il professor Pasquinelli ci ha fatto vedere prima, cioè c'è uno scollamento tra il bisogno percepito e la realtà che è drammatico. Allora, o questa cosa, oltre che dircela, cerchiamo di rimboccarci le maniche e per fare qualche cosa in questo senso, oppure è un grosso pasticcio, dati i numeri che abbiamo. Scollamento non vuol dire che le cose che si fanno sono fatte male, che i servizi non funzionano. Ci sono servizi meravigliosi, ci sono cose che funzionano e le cose che funzionano meno bene, no? Ma non riusciamo a mettere insieme i pezzi e ad adeguarli. Io credo che ci sia innanzitutto una cosa importante da fare adesso, se vogliamo uscirne in maniera sensata, valorizzare l'imprenditorialità da parte di realtà del terzo settore, del primo, del secondo, da parte del volontariato. Qua ci vuole gente che produce innovazione, la produce concretamente. Innovazione imprenditoriale e messa in rete. Ottima la legge rispetto a un tema di mettere in rete una roba che altrimenti è dispersa. Da soli non si va da nessuna parte. No? Francesco Longo definiva il rapporto tra badante e assistito unico in tutto il mondo,
un rapporto malato in partenza, che ci sia una badante che segue un assistito in casa 24 ore su 24, è già buona se non si accoltellano. No? È chiaro che oggi è così perché non c'è sostanzialmente una qualche cosa che viene percepito come alternativa. Innovazione nel mettersi in rete attraverso schemi imprenditoriali. Qui c'è una prima cosa da fare, che è quella di interrogarsi rispetto a tutto il patrimonio di servizi, di strutture che abbiamo, regolamentati probabilmente come le centrali nucleari, no? Ecco, con delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Io gestisco centinaia di posti in RSA, in Lombardia, no? Se porto dentro un gruppo di anziani del territorio a giocare a carte e viene la vigilanza, mi dà la multa perché non posso portare gli anziani nel salone dell'RSA se non sono ricoverati in RSA. Figurarsi se dico a uno, guarda, fermati qua stanotte che non stai bene perché tua figlia va via, e gli do un letto, no? Ecco, questo è soltanto un esempio, la stessa cosa riguarda i centri diurni integrati, CDI, la stessa cosa riguarda le comunità alloggio per i disabili, la stessa cosa riguarda le regole, le controregole sul servizio di assistenza domiciliare integrata, la stessa cosa riguarda tutti i servizi. Ora, non c'è nulla di male nel fare delle regole di accesso ai servizi e delle regole di sviluppo dei medesimi, no? Devono essere regole, vabbè, lasciamo stare le burocrazie, le carte da fare, ok, quello è un problema grosso di carico e di peso, devono essere coerenti. Se oggi vogliamo fare un sistema integrato, abbiamo in Lombardia, i posti sono 55.000, le RSA saranno 3-4.000, quante sono le RSA? E le RSA quante sono le strutture? 600 RSA, rappresenta un presidio. No? Per affrontare sul territorio il tema enorme, devi usare quelle scatole lì per crearci un punto, non portare tutti in RSA a dormire, far diventare l'RSA un polo, qualche cosa, altrimenti non ne usciamo più. La prima cosa è di cominciare a liberalizzare gli accessi delle persone all'RSA. No? C'è un gruppo di cinquantenni, di sessantenni, di settantenni che vuole attivare qualche razza di impresa, di animazione, di compagnia, di valorizzazione di risorse sugli anziani, la vada a fare in RSA, si mette lì, lo fa. Oggi una roba del genere bisogna ci vogliono 6 mesi soltanto a pensarla, se poi si riesce. Ecco, un intervento grosso, no, finché le RSA vengano liberalizzate senza ammazzare nessuno, definiamo delle regole adatte al 2016, essendo le regole sulle RSA datate onestamente 2000-2001. Sì, grazie a Paolo Pigni che ha toccato un tema nuovo. Cioè nuovo, un tema vecchio ma che non avevamo toccato stamattina, che è quello della progressiva, diciamo, regulation, io la chiamo così, che si è avuto in questi anni dentro il sistema regionale lombardo, mentre c'era una politica al governo che parlava di deregulation, si andavano facendo una serie di regole che hanno complicato tantissimo la vita dei gestori e quindi poi dopo anche degli ospiti, per esempio in una struttura come quella dell'RSA. Io sono sempre nella fase delle domande, chi vuole intervenire, non voglio, prego, Paola Corradi. Buongiorno, sono Paola Corradi, presidente di una piccola associazione che si occupa anche di tecnologia. E, niente, io volevo chiedere al dottor Pasquinelli, siccome ha parlato di un bando che è stato recentemente emesso dalla Comunità Europea sulla nuova economia, no? E ha messo quei dieci punti, quello share, come, cioè, le 10 priorità. È una call for ideas, ecco, ma questa call for ideas, oltre a, diciamo, a evidenziare quelli che sono i temi, diciamo, più importanti relativi alla silver economy, poi seguirà anche una possibilità di partecipare a un bando con progetti, oppure è soltanto una call for ideas di idee, cioè di idee, insomma. Il percorso europeo diciamo, finalizzato non a un bando, almeno in prima battuta, ma alla definizione di un documento, che è questo documento che uscirà a febbraio.
che conterrà delle linee strategiche e anche poi delle proposte operative. Che poi sulla base di questo documento nascano dei bandi su linee di finanziamento diverse, poi nel sito che vi ho indicato sono indicate tutte le DG a livello di Commissione Europea coinvolte, perché ce ne sono più di una. Ecco, questo sarà un discorso successivo. Perfetto, grazie, grazie. Grazie. Dottor, professor Ceretti. Geriatra. Ceretti. Beh, riprendo un po' da dove ha lasciato Paolo Pini, col quale collaboro da un po' di tempo per un'altra esperienza, che è appunto quella del progetto Virgilio, di cui eventualmente si può parlare, che è dentro questi discorsi. Io sposto un momentino ancora l'attenzione sulle RSA, quindi tutto quello che ha detto lui teniamolo buono, vediamo. Perché l'RSA sta avendo, quindi deve, come dire, diventare più snella e più centrale rispetto alla rete, perché stiamo affrontando la demenza esplosiva. In quei numeri, quello da una sottoinsieme da valutare ancora di più è questo, e sul quale non ci piove. O l'assistente familiare viene preparato e quindi viene patentato per fare quello, dovrebbe essere preparato anche l'ospedale prima, perché non è patentato per affrontare questo.